Siamo con Andrea Moscatelli, che è un cultore della materia pro, profondo conoscitore di tutti i calciatori della Serie A, della Serie B, ma anche della Lega Pro proprio, e quindi con lui facciamo il punto della situazione sul mercato della Pro Vercelli. Beh, diciamo che questi 4 acquisti, quasi 5 che sono arrivati fino adesso, secondo me rappresentano un buon punto di partenza per provare questa storica rimonta, vedere se si riesce a ottenere la salvezza. Vediamo ancora, manca questo famigerato centravanti che tutti anelano, vedremo chi arriverà, se arriverà qualcuno. Questo è da vedere, anche perché comunque guardando l'amichevole di ieri, guardando negli ultimi allenamenti, così c'è un gemello in grande forma, quindi potrebbe anche non servire una... Ma ecco, sì, per quello che tu sai di Filcor, è un centrocampista che può essere impiegato davanti alla difesa o ha propensioni più offensive? Ma lui è un mediano. È un mediano, quindi alla Appelt, alla Rosso, alla Calvi? Sì, è un giocatore di quel tipo lì, nel senso è un giocatore che, cioè, già ai tempi in cui faceva la primavera nell'Inter era già, insomma, ne parlavano tutti molto bene, poi forse ha avuto qualche infortunio, adesso sinceramente non ho seguito molto la carriera. Tu ritieni partirà titolare? Ma inizialmente sicuramente dovrebbe partire titolare, poi lo chiederemo al signore lì col fischietto cosa dirà lui, però insomma vediamo quale sarà anche le condizioni di Appelt quando rientra. E scusami se ti interrompo, però sulla questione punta tu ritieni che, ecco, al di là dei prodigi che sta facendo vedere ora IML nella fase di preparazione prima della ripresa, tu ritieni che una punta potrebbe essere utile alla causa pro, nonostante la presenza appunto di Iemello, De Paola, Tiribocchi, vedremo il mercato, però che dici? Ma sono convinto che Tiribocchi non si muoverà a questo punto. Sono convinto che rimarrà qui, sono convinto che se Mr. Breguin, come ha dato modo di credere, giocherà con il 4-4-2, Tiribocchi farà veramente bene, secondo me, nel girone di ritorno, spero di non sbagliarmi. Pertanto se mi sbaglio qualcuno me lo verrà a dire, tanto mi conoscono tutti, vedremo. Ma manca ancora qualche tassello a tuo avviso? Ma forse per me quello che manca sono le cessioni, a questo punto bisogna vedere se si riesce a riuscire a piazzare questi giocatori che non rientrano più nei piani di Breguin. Il discorso è che qualcuno ha anche contratti onerosi, vedremo se ci sono squadre disposte ad accollarsi questi contratti. E sugli esterni bassi, terzini, dici che siamo coperti? Secondo me potrebbe mancare qualcosa a destra, però il discorso è che dobbiamo ancora capire qual è la difesa titolare nella testa di Breguin. Sì. Se è quella nella testa di tutti, cioè Abate, Borghese, Mariscaglia, allora non manca niente. Se è qualcos'altro, potrebbe mancare qualcosa. Un voto finale fino ad ora del mercato della Pro? 7 e mezzo pieno. 7 e mezzo pieno. Poteva essere 8 se fossero andati via altri. Vabbè, giocatori, sì, adesso 7 e mezzo. Grazie.